Mi chiamo John Andrews e sono un attore mediocre. Sì, lo ammetto. Il mio desiderio era diventare un grande attore del teatro di Broadway. Sinceramente non capisco che cosa non abbia funzionato dentro la mia testa o che cosa non sia andato nella mia vita. Fatto sta che adesso sono qui. Insomma, perché l'ho fatto? Perché non scegliere di intraprendere una carriera sicura come quella di qualunque altra persona, come quella del medico, dell'astronauta o che ne so? Ve lo dico io il perché. Fu tutta colpa di mio padre e di quella puttana di mia madre. Ora, detto per inciso, io volevo bene a mia madre, ma lei realmente era una puttana. Ci aiutava a tirare avanti. Perché con lo stipendio di mio padre, che una volta arrivava e un'altra, vai a saperlo, era l'unica strada che era stata in grado di percorrere. Mio padre era un alcolizzato. A quei tempi ero convinto di essere nato in una di quelle famiglie dove il figlio, una volta adulto, diventa una sorta di assassino psicopatico o qualcosa del genere. Ma mio padre mi ha mai picchiato? Mio padre non ha mai alzato un dito sul sottoscritto. Beveva perché era debole. Era debole perché non riusciva ad accettare il fatto che mia madre si prostituisse per portare un po' di soldi nelle tasche della famiglia. Ricordo quando la notte veniva a rimboccarmi le coperte e mi dava il bacio della buonanotte. Ricordo sul mio viso il suo fiato alcolico. Era debole, ma era un bravo uomo. Non ci furono candeline sulla torta del mio 15° compleanno, ma ci fu molto di più. Mio padre mi fece un regalo, mi comprò 2 biglietti per uno spettacolo a New York con Kevin Spacey. Veramente ne comprò soltanto uno perché 2 costavano troppo, e allora andai da solo. Ricordo che ero seduto in terza, in quarta fila, non sapevo che cosa aspettarmi, ma lo spettacolo si sarebbe visto benissimo. Poi lo vidi, quella voce, quell'espressione, quegli occhi e quell'energia così forte che ti entra fin dentro la testa e avresti voluto essere tu stesso a salire su quel palco, ma senza dire neanche una parola, soltanto per rimanere lì. E fu allora che io capii che quella sarebbe stata la strada per me. Così cominciai. Trascorsi 2 ore seduto sul marciapiede di fronte al teatro, così, a ragionare e a sperare. Probabilmente Kevin mi passò anche davanti, ma nemmeno mi sarebbe importato. Ma io non ci facevo niente con l'attore, perché era quello che succedeva su quel palco che mi entusiasmava e mi estasiava più di ogni altra cosa. Poco dopo, però, subito qualcosa andò storto e mi ritrovai qui. E ogni volta io cerco di capire come è potuto succedere, ma non ci riesco, perché ogni volta che capita è come una nebbiolina, è come una nebbiolina che si manifesta dentro la mia testa. Io ci provo a ricordare, ma puntualmente è come se tutto diventasse buio all'improvviso, è come una candela che si spegne all'improvviso. Io ci provo, io ci provo, provo, provo a fare di tutto, però ogni volta è come se succedesse, io non riesco a ricordare, e ogni volta sempre la stessa cosa, la nebbiolina. Chiamo John Andrews e sono un attore mediocre.